Che cosa è successo in Europa? Ma in Europa hanno cercato di modificare il trattato del MES per poterlo utilizzare fondamentalmente per salvare il sistema bancario. Questa è una misura abbastanza chiara e quindi, siccome le banche più in difficoltà in Europa sono quelle francesi e tedesche, il rischio per l'Italia era quello che noi fossimo chiamati a partecipare al salvataggio di queste banche nonostante tutti quanti i problemi che abbiamo. Quindi il fatto di non aver ratificato il MES, secondo me, ci sono due notizie positive. La prima è che, contrariamente a quello che dicono sempre i famosi detrattori, dire no all'Unione Europea non è così scandaloso, non è così difficile e non crea nessun tipo di problema. Abbiamo detto no, abbiamo ribadito che il nostro interesse non è questo. Se vogliono farci firmare una modifica al trattato, deve essere in funzione dei nostri interessi nazionali. E la seconda bella notizia è che abbiamo un Parlamento in cui c'è una componente trasversale di partiti che potrebbero essere definiti più sovranisti e più populisti rispetto ad altri, e quindi c'è una composizione maggioritaria che è più attenta agli interessi nazionali rispetto a delle formazioni che storicamente sono sempre state molto supine agli interessi dell'Unione Europea e quindi tendenzialmente contro gli interessi dell'Italia a favore di una più Europa, mettiamola così. Questa è una bella notizia, dobbiamo seguitare a lavorare perché comunque sia l'Italia deve imparare ad utilizzare la propria sovranità per cercare di risolvere i problemi che ha. Fra 6 mesi potrebbe essere riproposta la ratifica, la modifica del MES. Come diceva l'avvocato Giordano, in qualche modo il Fondo Salva Stati è sempre in agguato. No, questo io non lo credo, cioè mi sembrerebbe un'operazione difficile anche per quello che ho detto prima, cioè la maggioranza che si è opposta alla ratifica del MES è talmente ampia che secondo me questa non è un'ipotesi, diciamo, perseguibile, a meno che non si cambino radicalmente le norme e questa è la ratifica di questo MES, che però non è possibile perché non ci sono i tempi tecnici, oramai è stato ratificato da tutti gli altri paesi in questa maniera. Io volevo seguitare un po' sul discorso che diceva l'avvocato giustamente sul fatto di questo MES realmente che cos'è, e metterei anche un elemento di valutazione in più. In realtà questo strumento serve a difendere i capitali e i rendimenti degli investitori in titoli degli stati, non è uno strumento per salvare gli stati, è uno strumento per tutelare la ricchezza finanziaria che utilizza i titoli degli stati per arricchirsi ulteriormente e quindi per guadagnare senza fare niente. L'esempio della Grecia è eclatante e giustamente, come diceva l'avvocato in questa intervista, D'Alema metteva perfettamente in luce che nel salvataggio della Grecia non è stata la Grecia ad essere salvata, ma sono stati i capitali che avevano lucrato, investito e guadagnato fior di interessi nell'investimento in titoli dello Stato greco. Quindi siamo sempre nella stessa logica. Purtroppo dall'Europa ci arrivano sempre segnali che tendono a tutelare gli interessi di una ristretta cerchia di persone e soprattutto dei settori bancari e non l'interesse del popolo e degli Stati. Non ultima la misura di aumento del tasso di interesse della Banca Centrale Europea, che sta seguitando a tutelare sempre interessi bancari e finanziari. Dobbiamo cominciare a cambiare paradigma e cominciare a fare l'interesse dei popoli e degli stati, perché quelli sono gli unici elementi importanti in un territorio e in un sistema economico. Conditi, come se ne esce? Allora, la questione purtroppo è semplice. Sentivo prima che dicevate giustamente che ci sono tutta una serie di problemi che le persone capiscono poco. Il debito pubblico, soprattutto in funzione di quella frase che hai citato di Churchill, è una cosa poco comprensibile.
Però volevo chiarire un aspetto in modo tale da iniziare a capire dove si deve agire. Il debito pubblico più grande al mondo ce l'hanno i paesi più ricchi. Parliamo del Giappone, degli Stati Uniti, mentre i paesi che hanno meno debito pubblico sono il Burundi, l'Afghanistan, cioè nazioni che non possono essere presi a modello dall'Italia. Quindi già qui dovremmo capire e comprendere che il debito pubblico non può essere solo un fatto negativo, perché ridurre il debito pubblico significa avvicinarsi a paesi poveri che invece non hanno da, cioè non possono essere presi a riferimento. Il debito pubblico nella nostra attuale situazione, sistema economico, è legato al fatto che noi usiamo una moneta che sostanzialmente è prestata dal sistema bancario privato, e quindi essendo prestata, l'unica modalità per arricchire il paese, quindi per aumentare la moneta in circolazione, è aumentare il debito, non c'è alternativa. Allora, se un paese come l'Italia non adotta dei nuovi strumenti che siano alternativi, paralleli rispetto a quelli che usiamo attualmente, che dicevo sono sostanzialmente moneta proveniente dal settore bancario e creata con i prestiti e quindi con gli interessi, noi non riusciremo ad uscire fuori. Quindi sicuramente, questo ce lo dimostra la Germania da tanti anni, avere un sistema bancario pubblico ci può aiutare a finanziare l'economia, le piccole e medie imprese, perché in questa situazione noi abbiamo il settore bancario che è facile preda degli azionisti stranieri e quindi non presterà più all'economia reale e si guiderà invece a prestare per le speculazioni finanziarie. Ma non basta, dobbiamo cominciare ad avere degli strumenti nuovi come il credito d'imposta cedibile, ad esempio, o anche strumenti che servano a far ritornare in Italia il nostro debito pubblico, che attualmente è detenuto sostanzialmente dai mercati finanziari, perché altrimenti non potremo alla fine rinunciare a questi aiuti che vengono dall'esterno se non riusciamo a camminare con le nostre gambe. Quindi l'idea è quella di cominciare a ristrutturare il nostro sistema economico, il nostro sistema bancario, in modo tale da utilizzare tutti quegli spazi di nuovi strumenti che possiamo adottare e che ci permetterebbero di essere autonomi rispetto ai mercati finanziari. Tortuosa come tortuosa la vicenda. Dottor Conditi, che cosa ne pensa delle parole di Monti? Ma guarda, purtroppo Monti ce lo ricordiamo tutti per le famose politiche d'austerity che non hanno mai risolto alcun problema, ma anzi ci hanno fatto diventare la Cenerentola in Europa, aggravando notevolmente la situazione anche del debito pubblico. Quindi oggettivamente purtroppo anche lui fa parte di quegli esperti economici che tendono ad avere una visione neoliberista del sistema economico e la trattano come se fosse l'unica possibile, ma in realtà è l'unica visione economica che tende ad arricchire poche persone a scapito di tutti gli altri. Quindi ritorniamo sempre al solito problema. Purtroppo l'economia come viene gestita dai cosiddetti esperti economici mainstream è sempre un'economia che va a vantaggio di poche persone e a scapito della maggioranza della popolazione e anche a scapito degli stati. Mentre invece dobbiamo recuperare un modo di vedere l'economia che sia più vicina alle persone, ai bisogni delle persone e che non si occupi sostanzialmente di tutelare gli interessi dei mercati finanziari. Anche nella vicenda della firma del nuovo patto di stabilità è emblematica. Purtroppo il patto di stabilità viene preso in considerazione proprio sempre per tutelare gli investitori finanziari e produrre delle ipotesi di politiche economiche che sono lacrime che sangue per la popolazione e tendono a trasferire ricchezza dagli strati più bassi della popolazione fino a una percentuale piccola di popolazione che si arricchisce sempre di più. E dobbiamo cominciare ad uscire da questa logica e non andare retta ai famosi Monti, Cottarelli e compagnia varia, che hanno purtroppo in testa solo interessi di speculatori finanziari e non certo gli interessi della popolazione italiana.